Gli assistenti universitari non sono stati arrestati perché nel cassetto della loro scrivania c'era l'arma del delitto, perché avevano un movente per uccidere o perché hanno confessato di aver sparato in testa a una ragazza. Sono stati arrestati per un granello di polvere. Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti. Così inizia, posso dirlo, il podcast del momento di queste settimane, Polvere. È un podcast che è stato seguito da tantissime persone, incluso me, e che diciamo, ha affascinato con un racconto terribile molti, molti utenti. Si intitola appunto Polvere. Da uno degli aspetti di questo caso, ed è un crime fondamentalmente, ed è stata, diciamo, è l'opera, un podcast appunto in 8 puntate, l'opera di Chiara Lalli e Cecilia Salla che abbiamo in collegamento. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Chiara e buongiorno Cecilia. Con me c'è il mio complice, il mio partner in crime, in questo caso mai metafora più adeguata, Massimo Famularo, che con Costantino De Blasi costituisce la redazione di Liberi Oltre Pop. Buongiorno Massimo. Buongiorno Marco. E poi abbiamo Guido Vitiello che ha fatto un po' degli errori giudiziari, un po' una sua ragione di vita. Adesso, giusto Guido? Eh sì, diciamo di sì. Ecco, adesso io direi che potremmo partire intanto da un'autopresentazione in 30 secondi di ognuno dei nostri ospiti, mentre invece quella mia di Massimo è facilmente reperibile sul sito di Liberi Oltre. Partiamo così, proprio in ordine visivo, da Chiara. Allora, buongiorno, sono ancora più veloce di 30 secondi. Io insegno storia della medicina e bioetica all'Università, alla Sapienza, e poi faccio anche la giornalista. Perfetto, e tu rispetto a quei giorni, visto che appunto parliamo proprio della Sapienza, in quei giorni cosa facevi? E stiamo parlando di un omicidio, l'omicidio di Marta Russo che è avvenuto nel 97, giusto? 7. Sì. 97, sì. Nel 97, tu cosa facevi in quei giorni? Chiara. Allora, scusate, io temo sia mia di questa connessione terribile. Io in quei giorni mi stavo per laureare, ero appunto alla Sapienza, non a giurisprudenza, quindi dentro la città universitaria dove stava camminando Marta Russo insieme alla sua amica Yolanda Ricci, ero Mirafiori, che sarà un altro pezzo di questa storia, la facoltà di filosofia. Avevo finito gli esami, stavo facendo la tesi di laurea. Ho capito. Quindi ovviamente il tuo interesse non è recente alla vicenda, nel senso che eri a 2 passi da dove succedeva tutto questo. Sì, io mi ricordo quel giorno, me lo ricordo bene, mi ricordo molto bene i giorni successivi, i mesi successivi e poi proprio perché ero lì a filosofia, conoscevo e conosco tuttora, insomma, le persone di filosofia che poi sono state coinvolte sia nelle indagini sia nel processo, perché poi c'è un momento in cui un'ipotesi di alibi di Giovanni Scattone è proprio un professore di filosofia e quindi con tutto quello che ne deriva di tutti quelli che giravano, insomma, intorno a Villa Mirafiori e quell'aula specifica di Eugenio De Caldano. Chiaro. Cecilia, tu invece cosa fai attualmente? Io sono una giornalista, lavoro nella redazione di 8 e mezzo e scrivo, collaboro con varie testate, tra cui il Foglio, che diciamo è patria di Guido, quindi citavo questo per questo motivo. Oltre ad Certo. aver fatto, secondo me, una bellissima recensione di Polvere. Sì, confermo. E il tuo interesse per la vicenda quando risale? Io nel 97 non ero in grado di intendere di volere, diciamo, quindi non ho vissuto il caso mediatico e il modo in cui i giornali e le televisioni in quel momento seguivano le indagini e poi il processo. Ho incontrato Giovanni Scattone, quindi colui che è stato condannato, che per la giustizia italiana è colpevole ed è stato condannato per aver sparato a Marta Russo,
al liceo, perché lui, dopo aver scontato la sua pena nell'ambito del suo reinserimento nella società in modo assolutamente legittimo, mettendosi insomma nelle graduatorie, era arrivato a insegnare filosofia nel mio liceo. Che io scopro in quel momento, non sapendo neanche chi fosse Marta Russo, quando Scattone viene a insegnare, non per sua volontà, non ha scelto lui la cattedra, diciamo, che gli è stata poi attribuita, viene a insegnare al Cavour. Il Cavour, il mio liceo, era stato anche il liceo di Marta Russo e diventa il liceo dove Scattone va a insegnare. In quel momento si crea, diciamo, dei ragazzi di Forza Nuova della sezione giovanile di lotta studentesca del Partito Forza Nuova, scoprono che Scattone, l'assassino, è tornato a insegnare e organizzano un picchetto, cosiddetto nel gergo studentesco, tutte le mattine all'entrata della scuola per impedirgli, con un gigantesco striscione con scritto Scattone assassino, per impedirgli di entrare a scuola. Dall'altra parte c'erano invece i suoi studenti molto affezionati a lui che volevano difenderlo. Tutte le mattine si rischiava la rissa all'ingresso e quello è stato il momento in cui io ho scoperto questa vicenda. Questo accade nell'anno? Nel 2016, nel 2014. Perché ci sono due licei, anche dalle Einaudi viene cacciato, io adesso non mi ricordo, io ho 16 anni, quindi 2014. 2014. E, tra l'altro, appunto, nei motivi di interesse mio, ma del tutto marginale, c'è il fatto che ho una figlia che si chiama Marta, ha 22 anni, quando ho iniziato a sentire il vostro podcast si sta laureando anche lei in economia, nel suo caso a Milano, alla Bicocca, e ho fatto i calcoli che nel momento in cui mi sono messo all'ascolto del vostro podcast aveva semplicemente soltanto un mese in più di Marta Russo, quindi c'è stato anche un coinvolgimento, un facile coinvolgimento personale. Guido, tu invece hai avuto un ruolo anche nel gruppo che ha portato avanti le ragioni dei colpevoli? Esattamente, sì. Io all'epoca ero studente, penso, del terzo anno all'università, però in un'altra sede, ero in via Salaria, quindi mi era giunta comunque, perché se ne parlava tantissimo tra studenti all'epoca. Mi appassionai molto al caso per vie, quindi, indirette giornalistiche, eccetera, e entrai a far parte di questo comitato in difesa di Giovanni Scattone Salvatore Ferraro, che era stato fondato da un francesista, Alberto Beretta Anguissola, e da un matematico, Figatta La Manca. E scusa, io ho detto colpevoli nel senso, diciamo, proprio del termine, non che questo implichi una mia visione che condivida questo, non necessariamente, vorrei rimanere fuori, però diciamo ritenuti tale dalla giustizia italiana, ecco. Anche per non dare spoiler sul podcast, no? Quindi ascoltate, esatto, il podcast, vedrete se sono o meno colpevoli o quale sarà la vostra idea, no? Certo. Questo comitato, che fu attivo per alcuni anni, io principalmente curai il sito, perché poi non ero digiuno di diritto, era appunto più che altro una passione letterario-esistenziale per questi temi. La cosa più vicina al caso Marta Russo in cui mi ero imbattuto era Nodo alla gola di Hitchcock e Compulsion, Frenesia del delitto di Fleischer, cioè in quanto studiavo, ero un appassionato di cinema, mettiamola così. Allora, tu hai citato Nodo alla gola, che in Italia è stato commercializzato anche col nome Cocktail per un cadavere, ed è un film di cui si dice che è girato tutto in piano sequenza. Di fatto non è così, perché ci sono degli stacchi sulla cassa che contiene il cadavere, però in effetti è stato uno degli elementi. Allora, visto che l'hai citato, partiamo, entriamo un po' nel dettaglio. Massimo, tu intervieni assolutamente quando vuoi, domande o affermazioni, però guiderò un po' io la narrazione, poi ovviamente massima libertà a tutti di interrompermi se dico stupidaggini o di intervenire con precisazioni e domande. Nodo alla gola è stato tirato in ballo anche perché, qui facciamo anche un salto un po' in avanti, già dalle prime righe del vostro podcast si segnala, Cecilia e Chiara,
l'assenza di un vero e proprio movente, e questo risulterà da un lato quello che dovrebbe essere di fatto un difetto nella costruzione dell'accusa si rivelerà un formidabile invece arma a doppio taglio, perché andrà addirittura a rendere più impalpabili le accuse, perché i due colpevoli, così come proprio come nel film di Hitchcock, che uccidono un loro compagno di studi, un ex compagno di studi, non hanno un vero motivo, appunto, secondo alcuni. Ti fermo un istante, Marco. Scusami, visto che diciamo comunque, allora, noi diamo per presupposto, però essendo la vicenda comunque di qualche tempo fa, certo, e vogliamo chiedere magari a qualcuno prima di partire solo l'essenziale di che cosa succede, chi dove erano, giusto per inquadrare. Sì, mi sembra una giusta. Non ha mai visto il podcast. Sì, sì. Allora, Chiara o Cecilia, chi, o anche Guido, insomma, chi di voi vuole riassumere in breve, diciamo, come si presenta il quadro del crimine, diciamo, pochi minuti dopo lo sparo? Provo io se la connessione regge, e se no poi interverranno Cecilia e Guido. Allora, il 9 maggio, appunto, l'abbiamo già nominato, il giorno in cui qualcuno spara dentro la città universitaria. La scena del crimine, come forse si può immaginare, è molto complicata, perché è una zona aperta con un sacco di palazzi, con un sacco di finestre, con tante persone che possono entrare e uscire, quindi non solo gli studenti e tutti quelli che insomma hanno a che fare con l'università, ma anche un passante che passa di lì e vuole accorciare e quindi entra nella città universitaria, taglia e esce da un'altra uscita. E quindi scenario per gli inquirenti e gli investigatori molto complicato. E il primo elemento, la prima svolta, per usare un termine insomma un po' abusato, arriva con la perizia della polizia scientifica il 20, quindi un po' di giorni dopo. Questa perizia dice che sicuramente si è sparato dall'aula 6, un'aula di giurisprudenza dell'Istituto di Filosofia del Diritto. A quel punto, più o meno in modo giustificato, tutti gli sforzi si concentrano unicamente su quell'aula. Quindi la domanda è chi c'era all'ora del delitto in quest'aula, e da lì ci sono una serie di conseguenze più o meno razionali, certo, più o meno sostenibili, che portano, come abbiamo detto, insomma, a individuare nei responsabili Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Ovviamente l'analisi di questi passaggi è quello che ci può dare, se non in modo esaustivo, ma almeno parzialmente, delle risposte se i passaggi tornano e se tutto regge. E come dicevi prima tu, facendo riferimento al movente, il movente non si capisce, Marta Russo e Scattone Ferraro non si conoscevano, non ci sono ipotesi che reggono, e quindi succede questa cosa narrativamente molto interessante, ma dal punto di vista della procedura un po' preoccupante, che l'assenza di movente diventa movente. Diciamo, certo, anche che non è mai stata trovata la pistola nel bossolo, quindi questi sono due elementi importanti in un contesto in cui non c'è nessuna prova oggettiva, perché poi, come diciamo all'inizio, quella perizia è sbagliata, quindi non è sicuramente un residuo di sparo, e quindi non possiamo dire che con certezza si è sparato da quell'aula. Sì, aggiungo un paio di elementi. Intanto che Marta camminava con una sua compagna di corso e stavano camminando, quindi erano lì anche abbastanza casualmente, quindi sì, chi avesse voluto sparare proprio a lei, diciamo, non aveva quel metodo come il metodo più semplice per ucciderla. Poi ci sono anche altri elementi, no? Nel senso che è stato sospettato anche che si tentasse di uccidere la compagna per una breve fase, o comunque, diciamo, c'erano anche degli elementi di relativa casualità, no? Nel fatto che fosse stata colpita proprio lei in quel modo, che erano comunque parte della costruzione dell'accusa. E poi l'altro elemento, l'hai accennato prima, che fosse il 9 maggio. 9 maggio, che è una data, diciamo, storica nella storia di questo paese, perché il 9 maggio è anche la data della morte di Aldo Moro, insomma, del ritrovamento del cadavere, probabilmente è stato ucciso comunque la mattina stessa in via Caetani. Quindi eravamo nel 19° anniversario
della morte di Moore. E poi l'università in quei giorni comunque era era molto attiva, diciamo, politicamente da più parti, era stato anche uno degli elementi che le indagini hanno preso in considerazione, almeno nelle prime fasi. Ditemi se riassumo correttamente la questione. Riassumi correttamente anche il motivo per cui viene coinvolta, oltre alla squadra mobile, in modo, diciamo, così sostanzioso, rimarrà nelle indagini fino alla fine con un ruolo di pari merito, appunto, con la squadra mobile, la Digos, quindi la polizia politica, ecco, diciamo così. Però quello che dicevi prima sul fatto che nessuno che avesse voluto colpire proprio Marta Russo, a parte che le indagini porteranno a ritenere che nessuno voleva uccidere proprio Marta Russo, cioè che non c'era nulla nel suo passato che potesse far immaginare questo, ma poi se ci fosse stato non poteva premeditare in quel modo l'azione criminale, perché appunto era un passaggio casuale, passiamo di qui o di lì per raggiungere quel punto. Questo fa parte della questione della teoria del delitto perfetto, no? Che è un altro film di Hitchcock, non è quello che meglio spiega la teoria dell'accusa, che invece, come dicevate prima, nodo alla gola. La cosa interessante della teoria del delitto perfetto, per come viene formulata dall'accusa, è appunto l'assenza di movente, cioè il fatto che non abbiamo nulla, non abbiamo l'arma, non abbiamo la traiettoria, non abbiamo certezze in realtà su da dove sia partito questo colpo, non abbiamo neanche il movente, e quindi questo problema, questa lacuna diventa invece ribaltata un punto di forza, cioè l'assenza del movente è quella che ci spiega, ci aiuta ad arrivare al carattere, sostanzialmente alla personalità dei due imputati, andando a trovare un libro di Nietzsche nelle loro librerie. Poi Nietzsche, diciamo, dopo la Bibbia è quello che ha venduto più copie al mondo, quindi forse è anche facile trovarlo nelle librerie di qualcuno. E la cosa interessante è che il delitto perfetto, da un certo punto di vista, è la cosa più difficile al mondo da dimostrare, perché devi entrare in qualche modo nella mente dell'imputato, del presunto colpevole. Dall'altro punto di vista è la cosa più facile al mondo da dimostrare, perché se ti accontenti di una sommaria giustificazione basata sulla personalità e non cerchi delle prove scientifiche, ti basta appunto trovare due libri, secondo te, un po' così, o travisare degli appunti che in realtà sono delle citazioni di San Paolo, per dire che quella persona lì ha evidentemente il carattere dell'assassino, ecco. Chiaro, tu hai fatto riferimento a un altro film di Hitchcock dove due personaggi si scambiano il ruolo di killer di una persona a loro ostile, diciamo, per diciamo così, un target, si scambiano i target in modo tale che nessuno dei due ha una vera ragione per uccidere quest'altra persona, e quindi rendendo più l'assenza di movente. Però si somma questo aspetto qua con, appunto, il superomismo nicciano, il fatto che viene attribuita ai due poi ritenuti colpevoli la volontà di compiere un crimine e poi di rendersi impuniti, e poi di, appunto, un crimine impunito, dimostrando in qualche modo una sorta di superiorità verso il resto dell'umanità, evidentemente. E questo invece è uno degli altri elementi che invece torna anche in nodo alla gola di Hitchcock. Quindi questo è, diciamo, è il substrato culturale che viene attribuito ai colpevoli, no? ai presunti tali. Chiedo a Cecilia e Chiara, poi veniamo a Guido, come vi siete trovate, cioè come nasce poi l'idea di mettere in cantiere un podcast e proprio tra voi due, insomma. Allora, racconto il primo pezzo, poi magari Cecilia finisce, e approfitto anche per dire una cosa che forse chi non ha mai visto
la città universitaria e in particolare l'aula 6, l'aula di cui stiamo parlando, non può immaginare che è un elemento del delitto totalmente imperfetto, anzi totalmente irrazionale, perché in quell'aula potevano entrare chiunque. Questo è un elemento che forse non viene ricordato abbastanza, nel senso che è un'aula, si chiama aula degli assistenti, è un'aula dove uno entra, magari studia, aspetta il ricevimento del professore. Quindi insomma l'idea, anche uno degli elementi, uno degli altri elementi del delitto perfetto, è possibilmente non avere testimoni, ovviamente, perché certo, no, il delitto non è per niente perfetto. Quindi in quel caso era davvero un po' grottesco che si scegliesse, cioè si attribuiva ai colpevoli, ai presunti colpevoli in quel momento e adesso i colpevoli, una specie di piano così terribile, lucido e razionale, e contemporaneamente, insomma, è come se si stava dicendo loro: siete un po' scemi, no? Perché avete scelto un posto assolutamente non ideale per fare una cosa del genere, perché per fare una cosa del genere devi stare chiuso da qualche parte e ovviamente non rischiare che ti entrano 10 studenti o ancora di più non ci sono quelli davanti a te, perché come dicevamo prima, quest'aula sta in un braccio, in una parte di un palazzo, e davanti ce n'è un altro con 30 finestre, 30 da un lato, 30 dall'altro, forse perfino di più. Quindi ecco, immaginate che delitto perfetto può essere quello di uno che sta in una stanza che è aperta appunto agli studenti. In quegli anni, tra l'altro, giurisprudenza era forse una delle facoltà più popolose. Quindi insomma, per dare anche l'idea dell'irrazionalità di un movente che già, come diceva prima Cecilia, è un po' insomma bizzarro, senza aggiungere questi ulteriori elementi, se uno conosce bene il contesto e la scena dove si sarebbe svolta questa pianificazione, questo delitto perfetto, ecco, insomma, veramente appare ancora più insensato. Veniamo all'audioserie, a come e a noi. All'inizio, un po' per caso, abbiamo cominciato a parlare veramente di questa storia un giorno che ci siamo viste a pranzo, dopo un po' di tempo che non ci vedevamo, e ci siamo dette, credo, no, non ce ne eravamo mai dette, appunto, questo legame che ognuno di noi aveva, io perché allora ero lì, Cecilia perché aveva avuto questo contatto con Giovanni Scattone, e però poi questa connessione, questo legame personale ha lasciato subito un po' lo spazio a una vicenda che veramente ha un profilo piuttosto unico, come incontro di mondi, come complessità, come inizio, forse, se non proprio inizio, ma insomma uno dei casi, è stato senz'altro uno dei casi più terribili dal punto di vista mediatico, no? Se andate a recuperare un po' della rassegna stampa, non ve lo consiglio, ma insomma se andate a recuperare quella rassegna stampa, ancora si trovano insomma tanti di quegli articoli, beh insomma si leggono cose davvero che all'inizio fatichi un po' a dire, ma non è uno scherzo, cioè è un po' una presa per il culo di sicurezze, insomma, poi che sono in realtà meccanismi. L'altro giorno leggevo per l'ennesima volta, adesso non vorrei cambiare troppo tema, ma insomma leggevo per l'ennesima volta la vicenda che ha coinvolto Ilaria Capua, ed ecco, insomma, mi sono trovata a pensare, bah, in fondo non è cambiato veramente nulla, no? Come rapporti tra procura, giornalisti, poco tempo, c'è sempre questo problema che però non può diventare una soluzione, una giustificazione di non avere il tempo, no? Nella cronaca è in parte comprensibile, chi fa il giornalista deve scrivere ogni giorno, è chiaro che io e Cecilia abbiamo avuto mesi, anni, tra il lavoro specifico che abbiamo fatto insieme e quello che già avevamo fatto per conto nostro, quindi è chiaro che è più semplice quando tu sei distante, non solo temporalmente, ma il modo di ragionare, di anche di fare molta attenzione a quelle che sono quelli che sono i giudizi immediati, no? Perché tutti noi poi abbiamo una reazione anche di simpatia, di antipatia, quelle robe lì, tutti abbiamo la facilità di fare errori di questo tipo. La grossa differenza forse sta innanzitutto nel sapere che questi meccanismi ti annebbiano il giudizio e un'analisi un po' più razionale, e poi, come dicevo prima, di avere il tempo di farlo, no? Di non essere insomma né l'ufficio stampa della procura né di correre a essere il primo a dare delle rivelazioni incredibili che spesso poi sono imprecise o addirittura false. Noi abbiamo letto in tante occasioni cose assurde, tipo Scattone e Ferraro avevano già sparato da lì, sono sicuramente gli assassini, il giorno prima hanno visto Schindler's List, cioè delle cose che veramente tu dici.
Infatti non è solo la cronaca del ridicolo, ok, ma poi sì, scusa Cecilia. No. Scusami tu, no, volevo solo attaccandomi a quello che stavi dicendo, non è solo l'ufficio stampa della procura, è anche un condimento, diciamo, che viene dalla stampa in sé, che è rendere letteraria prima del tempo questa vicenda, e quindi sono come a Landelon, però sì, cattivi, sono sicuramente hanno visto Schindler's, allora da lì gli è venuto in mente di sparare dall'alto nel mucchio, e tutte cose veramente, insomma, sono peggio dei mafiosi, perché quelli c'hanno un codice, cioè peggio dei mostri del Circeo, è forse uno dei passaggi più agghiaccianti, perché tu dici, ma allora o non hai mai letto la storia di quello che è successo al Circeo, però in quel caso non dovresti usare una storia che non conosci, o se l'hai letta forse mi preoccupa ancora di più, perché a parte il fatto, questa ossessione di fare le gerarchie, di paragoni, insomma, forse uno potrebbe anche provare solo a raccontare ogni volta storia. Deve essere peggio del, esatto, nazismo, è sempre il più bello, il più brutto, il più cattivo, ma racconta la storia che devi raccontare, magari cerca di farmi capire, ecco, per esempio un aspetto che è sempre più ingombrante, ma in senso buono, voglio dire, spesso mal capito, però è tutta la parte delle scienze forensi, no? Della tecnologia investigativa. Se uno ha 3.000 battute da scrivere e dopo 10 righe non sa più che fare, magari, ecco, puoi approfittare di questo spazio per spiegare, per esempio, un aspetto investigativo o procedurale, non lo so. Certo, dico un paio di cose al volo, poi lascio la parola ai miei colleghi. Intanto tu hai fatto cenno, Chiara, alla possibilità di andare a recuperare gli articoli di quei giorni. Ricordo che sia il Corriere della Sera che la Stampa, ad esempio, sono totalmente online e ricercabili con delle parole chiave. La Stampa è gratuita, il Corriere richiede una piccola fee mensile. Io tra l'altro mi sono occupato recentemente adesso mi è venuto in mente in questo momento, tra l'altro, di un omicidio avvenuto a Milano nel 1913, quello di una giovane prostituta che la polizia dice che si era suicidata, celebrata anche da una canzone popolare milanese, mentre invece noi sappiamo che all'epoca venne di fatto picchiata dalla polizia. E anche in quel caso i giornalisti il giorno dopo diciamo battevano esattamente le tesi della procura. Poi fortunatamente il cronista dell'Avanti, all'epoca tra l'altro diretto da Benito Mussolini, ancora socialista, inizia a alzare il dito e a mettere in dubbio, e addirittura si scusa con i lettori. Ieri, per la fretta, abbiamo riproposto papali le parole del bollettino della procura. Poi di fatto abbiamo indagato anche tra la popolazione del quartiere, abbiamo visto che ci sono tante cose che non tornano, eccetera, articoli non firmati. Comunque, per dire che è un vizio, insomma, non recente. Cecilia ha sottolineato un'altra cosa, quello di rendere letteraria subito la vicenda, no? Di creare anche un... E lì purtroppo, devo dire, ci sono anche dei bei nomi della cultura italiana che a 2, 3, 4 giorni di distanza dal delitto, quando ancora si sapeva poco, o dell'accusa, insomma, anzi, meglio, a Scatone Ferraro inizia a pontificare diciamo, assunzioni indebite e molto letterarie, diciamo. Io non faccio i nomi, ma appunto sono facilmente reperibili. C'è Google, quindi, insomma. C'è Google e poi appunto ci sono dei giornali online. Massimo e Guido, chi vuole intervenire? Dico una cosa al volissimo e poi lascio a Guido, che giustamente. Un'altra cosa, anche diciamo, come, se vogliamo, tributo al lavoro di Cecilia e di Chiara, banalmente, ora io non amo molto questo tipo di cronaca, quindi la leggo poco, però io, diciamo, da quello che ho letto dopo N anni, ero convinto che la pistola e il bossolo ci fossero, cioè è grazie a questa azione di ricerca retrospettiva fatta da loro che io sono venuto a conoscenza di questo tipo di particolari. Ora sì, un po' non mi interessa, però il messaggio è che una persona normale, cioè non uno disinteressato, cioè da tutto il rumore si porta a casa delle cose che magari tutti danno per assodato in televisione, eccetera, e che sono assolutamente infondate. Cioè io lo apprendo grazie al podcast che la pistola non c'è, che il boss non c'è, per se fosse, diciamo, l'arma del delitto. E mi tengo poi una
domanda finale per tutti e tre, lascio ora la parola a Guido, vai. Guido, di quello che vuoi, ma in particolare da te poi mi piacerebbe anche sapere se secondo te potrebbe accadere oggi, potrebbe accadere nuovamente oggi, ma prima sentiti libero di aggiungere quello che ti pare. Guarda, una cosa volevo dire, questo podcast ha un bellissimo titolo, Polvere, secondo me poteva chiamarsi ugualmente anche Valanga, perché effettivamente tutto nasce da un fiocco di neve sostanzialmente, cioè da questa particella che per una perizia sbagliata viene interpretata come univoca dello sparo e che probabilmente era un residuo di frenata. Ora, poteva essere tante cose, inquinamento ambientale, eccetera. Ora, davanti a questo fiocco di neve ci sono due vie sostanzialmente. Una, chiamiamola logico-matematica molto semplice, cioè chiedere, come hanno fatto i tabulati telefonici, chi c'era in quella stanza a quell'ora, si sentono rispondere da Maria Chiara Lipari, no, non c'era nessuno. E l'altra persona poi, Gabriella Alletto, dirà, no, io non c'ero. E doveva chiudersi lì, a rigor di logica, diciamo così. Certo. Invece scelgono di imboccare la via letteraria romanzesca, in questo con un intreccio perverso appunto con la stampa. Si inventano, ma magari fossero soltanto Nietzsche, che poi tra l'altro Scattone era uno studioso di Popper. Grazie. In base a Popper, cioè ce ne vuole proprio. Ma non solo, tirarono fuori, c'è proprio un esercizio di narcisismo di tirar fuori Gide, appunto, Hitchcock, Nietzsche, qualunque cosa. Ora, ma la cosa che però trovo sintomatica, noi stiamo parlando già da un po' di tempo di questa storia Nietzsche, il diritto perfetto. In realtà questa ipotesi accusatoria era scomparsa praticamente già a livello, al momento della requisitoria del processo di primo grado, cioè soltanto incidentalmente uno dei due PM, Ormanni, la citò nella requisitoria, ma già era un po' evaporata perché si era capito che era una gigantesca montatura. Però perché ne stiamo ancora a parlare? Per una ragione molto semplice, perché in Italia il processo sono le indagini preliminari. E quella è la vera valanga, nel senso che quella poi non l'arresta nessuno, e la giurisdizione, poi i successivi gradi di giudizio, sono dei tentativi di salvare capre e cavoli e di rimediare i danni che si fanno nelle indagini preliminari. Questa è una struttura sistematica, non riguarda solo il caso Marta Russo, ed è il motivo per cui potrebbe accadere ugualmente e anche peggio oggi. Perché noi oggi... È un problema tipicamente italiano questo, per come è strutturato il processo, o culturale, o è un problema che potrebbe accadere anche all'estero? Penso ad esempio al caso di Jay Simpson in senso contrario. Allora, il cosiddetto circo mediatico giudiziario non è soltanto una cosa italiana. E l'errore giudiziario ovviamente è universale. Il caso italiano ha due grandi aggravanti. Uno è la gigantesca sproporzione tra i poteri della pubblica accusa e quelli della difesa per una fase molto lunga, in realtà per tutto il processo, che è una sproporzione che non si ha allo stesso livello, cioè non esistono PM potenti come il PM italiano nel resto del mondo, e irresponsabili oltre che potenti. E l'altra cosa è il rapporto perversissimo tra procure e informazione, che aveva avuto il suo rodaggio col caso Tortora, ma il caso Tortora oggi fa ridere quanto a gravità di quello che era accaduto rispetto a quello che accade oggi. Cioè, un caso terribile ovviamente, ma dico, oggi fanno di peggio e con molta meno, e se ne discute anche di meno. E che si era, dopo essere stato rodato col caso Tortora, era diventato ovviamente anche lì una valanga inarrestabile con mani pulite. Ecco, quando tu dici responsabile, ovviamente in senso proprio, non è tua attribuzione di giudizio, cioè tu in tutti e due i sensi lo intendi dire. Responsabilità e tecnica poi porta facilmente ad abbracciare quella individuale. Chiaro, benissimo, grazie per la precisazione. Stiamo andando verso la chiusura. Io ribadisco ancora una volta la assoluta qualità dell'opera da parte di Cecilia Chiara. La mia non è piaggeria, ma proprio ho goduto cioè, ovviamente mi sono addolorato, mi sono messo le mani nei pochi capelli che ho più e più volte,
ma diciamo che è un prodotto godibilissimo. Tra l'altro me l'ha suggerito il regista della trasmissione che faccio, quindi che è un esperto di podcast, Guido Bertolotti, mi ha detto ascolta questo che veramente è un po' lo stato dell'arte sull'ambito crime, anche se poi lui ha aggiunto una cosa che vi giro, i crime si assomigliano un po' tutti e questa è una, vediamo un po' se vi ritrovate, nel senso io ad esempio avevo seguito Serial che ha aperto un po' nel 2014 questo filone. E in effetti anche lì mi ero appassionato, mi ero messo a fare gli schemi, ho ricostruito un foglio Excel con tutti gli spostamenti dei potenziali colpevoli, eccetera. E in effetti ho trovato molte analogie. E io quindi la domanda che vi faccio è se vi ritenete, diciamo, passibili di una piccola critica di essere proprio totalmente nel genere, e se questo in qualche modo vi può colpire, o se diciamo l'importanza del caso di Marta Russo nella fattispecie vi fa alzare le spalle di fronte alla critica del genere. Ma io il genere lo amo moltissimo, quindi per me, insomma, anche quando un po' di tempo fa, per tornare al taglio narrativo, se vi ricordate, forse ancora un po' oggi, ma più anni fa, il genere, ripeto, narrativamente il giallo era un po' considerata letteratura di serie B, no? Cosa che sembra una scemenza, a parte che in genere la vera distinzione, qualunque sia il genere, qualunque sia il mezzo, è se uno è bravo oppure no, quindi si riduce a questo. E, quindi genere io ho molto rispetto per, e questo mi piace moltissimo. Per quanto mi riguarda, l'altro aspetto che proprio due sono gli aspetti che in qualche modo nei crime o comunque nelle ricostruzioni a posteriori di eventi mi affascinano, è che da un lato l'aspetto delle scienze forensi e dall'altro soprattutto, diciamo, che è forse più vicino a quello che ho fatto finora, è l'aspetto epistemologico, quindi la ricostruzione, quello logico-argomentativo, la ricostruzione delle ipotesi, il controllo che non ci siano passaggi troppo sbagliati, dico troppo ormai perché sono un po' rassegnata, in realtà uno dovrebbe cercare dei passaggi corretti, non troppo zoppicanti, no? Però ecco, questo aspetto di ricostruzione a posteriori di qualcosa che è accaduto inevitabilmente in un passato è un meccanismo che funziona sia se stiamo pensando appunto a un crimine, a un reato, a un omicidio, o anche a controllare che un esperimento è stato fatto in modo corretto, no? Quindi questo aspetto metodologico ed è forse anche quello che è un po' unito a quello che dicevamo prima, la distanza di cui abbiamo potuto approfittare io e Cecilia per guardare questa storia, insomma, con un po' più di freddezza, e per me la freddezza è solo positiva, perché qui mi viene anche da dire che tutte le volte in cui ci capita di ascoltare tutti i racconti emotivi dell'inquanto padre, madre coinvolti, beh, insomma, forse dobbiamo un po' smetterla con l'empatia, perché non serve a nulla, e l'essere coinvolti nelle storie per lo più ci dà confusione mentale, non ci permette di analizzare con un po' di lucidità. Ecco, questa freddezza di cui io e Cecilia ogni tanto abbiamo anche un po' riso, perché noi abbiamo sicuramente un'impostazione un po' gelida, se vuoi. No, ma va benissimo. Però ecco, è stata per noi una scelta proprio precisa, anche un po', mi viene da dire, polemica forse è un po' troppo, però insomma anche dire c'è un modo, secondo noi, di provare a raccontare una storia, perché poi qui ovviamente nessuno ha la presunzione di dire come sono andate le cose, non lo sappiamo, nessuno lo sa. Quello che puoi provare a fare è analizzare le ipotesi che sono state fatte, appunto dire non ci siamo, cioè se questa è la conclusione alla quale siete arrivati, ci siete arrivati così, in modo del tutto sbagliato, e a quel punto era meglio, perché risparmiamo soldi e tempo, tirare a sorte. Cioè uno diceva chi è il colpevole, tiriamo a sorte. Ah, su questo io mi aggancerei per fare una domanda, forse magari anche un po' conclusiva, a tutti e tre, e poi vedete voi chi vuole rispondere, no? Però per farla sintetica, io faccio sempre un po' la parte della sciuramaria di quello che fa la domanda della strada, cioè fatemi senza spoilerare sul podcast, cioè se in questo momento
qualcuno spara a una persona qua sotto, è possibile che io, che sto parlando adesso con voi, sia condannato senza che si trovi una pistola, senza che si trovi un'arma del delitto. Cioè, questa cosa qua, che è, voglio dire, venendo, abbiamo parlato di letteratura, la parte più simpatica e narrativa è quella del presunto colpevole che ha tutto contro di lui, è stato incastrato, bisogna trovare il modo di in qualche modo scagionarlo e qui si apre la narrazione. Qui mi sembra che siamo all'opposto, cioè, fatemi capire, com'è possibile che una persona venga condannata sostanzialmente senza la pistola, senza le cose? Cioè, faccio proprio l'uomo della strada, tutti e tre, anche Guido, Cecilia, ditemi voi, come funziona? La domanda, altro che uomo della strada, voglio dire, questa è proprio la domanda. Io la passo a Cecilia e Guido, sì. No, allora, su questo, diciamo, secondo me, rispetto a quello che diceva Guido, cioè l'approccio non è migliorato, la sproporzione di poteri per i PM non sono molto diversi e anche l'irresponsabilità in senso tecnico e non solo è sempre quella. Oltre a una commistione con il giudice che non c'è negli Stati Uniti d'America, ci sono altri difetti, però se voi... Insomma, chi ascolterà il podcast o chi l'ha ascoltato, c'è un giudice per le indagini preliminari che si limita a seguire, diciamo, pedissequamente la parte dell'accusa. Quello che noi cerchiamo di dire è un concetto più generale, ci arriviamo, diciamo, alla fine, ma quindi più generale nel senso non riguarda solo questo caso specifico, è che si vede come... probabilmente a maggior ragione se è un caso in cui c'è una grande pressione sia mediatica di opinione pubblica che istituzionale, cioè all'interno della magistratura italiana, che era un po' delusa da questa procura di Roma che non ne azzeccava mai una, che non riusciva a risolvere un caso. E a quel punto ci si trova di fronte gli inquirenti che per una convenienza investigativa limitare la ricerca del colpevole partendo da una scena del crimine è molto difficile, a un'aula sola, quindi per questa convenienza investigativa forzano un po' la scienza chimico-balistica, la scienza forense, e da lì si restringe il campo in cui alla fine ci si ritrova per trovare qualcuno, si forza il fatto che Maria Chiara Lipari deve aver visto per forza qualcosa anche se è entrata, anche se era lì due minuti dopo. Allora, se uno spara poi se ne va, non sta due minuti fermo con la pistola puntata fuori dalla finestra. Si arriva al punto per cui effettivamente chi è sprovvisto di un alibi e per sfortuna si è trovato in quell'aula che non sappiamo nemmeno se è o meno l'aula giusta, effettivamente è in pericolo, e questo è in pericolo, le sue libertà personali, diciamo, sono a rischio. Io volevo fare un brevissimo commento anche su quello che diceva prima Marco, cioè il true crime, ma fate un po', insomma, si assomigliano molto, c'è un legame stretto tra tutti quanti. Assolutamente sì, Serial è la madre di podcast true crime, senza dubbio. Ma è una cosa, secondo me, fantastica, perché sta cambiando un po', uso un termine abusato, una narrazione. Nel senso che noi siamo abituati a raccontare la ricerca del colpevole, le indagini, dal punto di vista sempre dell'inquirente, che è un eroe, che è senza macchia, senza paura, che è disposto a sacrificarsi in qualsiasi modo pur di dare alla famiglia, alla giustizia, il nome del colpevole. E questa narrazione è lunghissima, diciamo, nei decenni. Il podcast True Crime è un podcast che si assomiglia, perché molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, invece mette in discussione, toglie un po' di romanticismo legato alla figura dell'inquirente o del detective, e mette in discussione appunto quel punto di vista. Molto spesso riguardano degli errori giudiziari o dei possibili errori giudiziari. Allora, avere dei prodotti pop come Serial, come Veleno, come speriamo sia Polvere, che non stanno per forza sempre dalla parte di quanto è fico l'inquirente, secondo me è un'ondata, diciamo, di podcast true crime che fa bene.
Infatti, ovviamente io ho buttato questa provocazione proprio per sentirmi rispondere così. Infatti io personalmente non vedo l'ora di averne altri come questi. Magari, io lo spero. Sarà difficile. Allora, io Guido, tocca a te, poi andiamo a chiudere. Anche questo schema ha un antenato che è Perry Mason, e soprattutto, se ricordo bene, negli anni 30 gli scrittori di gialli fecero una specie di lega per scoprire errori giudiziari e scagionare dei colpevoli, quindi c'è sempre stata questa commissione. Io solo una cosa vorrei dire, è circolata poco fa la parola sfortuna. È vero, per avere una vicenda come quella di Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro bisogna essere sicuramente molto sfortunati, però io non la metterei troppo su questo piano fatalista, perché oltre alla sfortuna ci sono uomini, magistrati, che compiono scelte investigative, che insomma c'è qualcuno che ti causa questa sfortuna. E secondo me questo è uno dei tanti casi in cui gli inquirenti avevano tutti i mezzi per vedere l'errore che stavano compiendo e per non compierlo, e l'hanno compiuto. E quindi questa non la chiamerei sfortuna, insomma. Bene, allora io mi ritengo soddisfatto. Se anche Massimo non hai più domande, chiuderei qua l'incontro con Cecilia, Chiara e Guido. Grazie per la vostra partecipazione. Io invito tutti a recuperare il vostro podcast. Io personalmente l'ho sentito su Spotify, ma ci sono molti modi per scaricarlo, insomma trovarlo, insomma è l'ultimo dei problemi reperire polvere online. Porvi all'ascolto e magari approfondire magari l'aspetto più giallistico, l'aspetto più legato alle strutture della giustizia e anche dell'informazione italiana. Adesso siamo soffermati molto sulla giustizia, ma anche l'informazione è stata messa, diciamo, sotto accusa in questo caso specifico, e io ritengo che non sia ancora guarita dai difetti che aveva mostrato in quella occasione. E chiedo solo una cosa al volo: quante possibilità ci sono in qualche modo di riabilitare qualora sia formalmente, diciamo moralmente, il vostro podcast lo fa in maniera faccio un po' spoiler, in maniera abbastanza compiuta, ma formalmente c'è la possibilità di una revisione a questo punto o è impossibile? Ci dovrebbero essere elementi nuovi rispetto a tutto quello che è successo finora, quindi diciamo tecnicamente bisognerebbe fare nuove perizie, bisognerebbe magari trovare, diciamo, testimoni. Ci sono delle piste, diciamo, sì. Poi è una questione di punti di vista, se qualcuno le valuterà pienamente nuove, sì, con tutti i requisiti, però c'è questa speranza. C'è, sì, questa speranza, o una confessione piena da parte di qualcuno eventualmente. Certo, poi come diceva anche Salvatore Ferraro, insomma, appunto in polvere c'è anche una parte che è proprio storico-morale, anche come dicevi tu, no? Il fatto che non è, per carità, statisticamente rilevante, ma a me è capitato che almeno 6 o 7 persone mediamente informate allora, quindi non del tutto inconsapevoli, insomma, mi hanno detto: ma io ero convinta che fossero colpevoli, adesso rimettendo tutto in fila ho capito che... E ripeto, certo, sono poche persone quelle che almeno hanno detto a me questa cosa. Quello che ci possiamo augurare è che succeda di più, che quindi perlomeno nella percezione, ecco, storica e giornalistica ci sia un po' più di attenzione, anche un po' meno questa, appunto, diciamo prima come consiglio generale, cioè un po' meno bava la bocca quando ci troviamo, anche perché gli unici a essere totalmente irrazionali sono le persone direttamente colpite da una vicenda come questa. Tutti noi dovremmo provare a fare lo sforzo di essere un po' meno accecati dall'ira o dalla fretta di dare giudizi, soprattutto quasi nulla. Il tifo che scatta sempre in queste occasioni. È, diciamo che il nostro paese non smette mai
di essere, diciamo, preda di tifoserie. Questo va da, sia dagli aspetti più economici a quelli più legati alla giustizia, insomma, passando attraverso tutte. È come se prendessimo sempre il tifo calcistico o addirittura del Palio di Siena come modello di approccio a queste vicende, cose che ovviamente sarebbe meglio evitare. Allora, ringrazio ancora Chiara Lalli, Cecilia Sala, Guido Vitiello e il mio compagno di avventura Massimo Famularo per questo bel intervento da parte loro. Grazie, alla prossima. Allora, scaricate Polvere, ascoltatelo se non l'avete già fatto e approfondite in ogni modo possibile. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Ok, qui chiudiamo la registrazione.